pianista. Allora, io sono Aldo Novembri, sono in un'azienda della Polverosa in provincia di Grosseto, comune di Orbetello, e faccio il buttero. Ho circa 100 capi di vacche adulte, cavalli ormai non ci sono più, ce ne sono solo 3 per il servizio. Faccio anche la guardia caccia e poi... Ma il buttero cosa fa? Il buttero si occupa di questi animali. La mattina si alza. A che ora si alza il buttero? Dipende, quando... Presto, sempre presto. Alle 5? L'estate prestissimo, l'estate 5, 4 e mezzo, 5. Perché poi dopo una certa ora caldo, c'è da fanni, c'è e si torna a casa. L'inverno no, l'inverno si parte alle 7, alle 8 e poi si torna la sera quando uno ha fatto il lavoro. Le hai portate tu le vacche qui? No, le vacche queste sono di un altro allevamento, io sono stato chiamato, ma non sono le nostre. Queste sono vacche maremmane, dove sei tu, che vacche ti occupi? Maremmane, sempre maremmane? Sempre maremmane, sì, sì. Quindi ti erano conosciute come carattere? Sì, sì, queste sono vacche che lui, che questo proprietario ha comprato giù da noi. Sì, sì, conosco. La stessa razza. E com'è stato fare questo viaggio strano, così strano, dall'Italia con... Io sinceramente i viaggi non li avevo mai fatti così, è stato bellissimo. Ho trovato gente che già conoscevo, però non ci sono stato mai un mese insieme, insomma, ecco, è stato veramente bello. E con la gente della Camargue? Con la gente della Camargue sì, ma però è la lingua che non... Però insomma, accoglienti e... Ha funzionato tutto, sì, comunque. Sì, benissimo, siamo stati benissimo. Almeno io per me sono stato veramente bene. E durante questo viaggio hai fatto la vita da buttero, sveglia alle 5? No, la sveglia si faceva la mattina, al mattino, a giorno. Io mi sveglio presto perché è un'abitudine, ma insomma ecco, è abbastanza tranquilla, non è che è stata poi... insomma giornate dure. Senti, 20-25 km, ma insomma ecco. Facevate ogni giorno 20-25 km? Sì, quando si 25, 20, 18, insomma, più o meno erano questi. Insomma, faticoso portando gli animali però, no? Non gli è un animali po'... si spostavano, qualche volta si sono spostati anche un po' meno, Perché? Però, per i problemi del tempo che ci sono stati? Un po' di tempo, ho cambiato dei programmi perché... I Mistral? Che ha rovinato un po'. E quando entravate nei paesi con gli animali, la gente come vi accoglieva? Benissimo. Erano felici? Anche lì emozionante. Festa. E anche per voi era emozionante? Sì, si faceva queste attraversate dipende, 10 km, 5, 7 in questi paesi. Poi il bestiame si ricaricava nei camion e lo spostavano col camion. Poi la sera facevate i bivacchi, sì, gli animali avevano il loro spazio. Sì, stavano benissimo, puliti. È andato due vitelline e è toccato poco. Hai imparato qualcosa utile per il tuo lavoro? Il mio lavoro purtroppo ormai è 25 anni che lo fa e da imparare c'è sempre da imparare, però più o meno le cose che sono successe già le sapevo. Quindi anche qui vi siete trovati con le persone della Camargue sul modo di tenere gli animali, così? Sì. Non ci sono stati... No, siamo trovati subito bene. Non ne avete risentito né voi né gli animali, no, insomma? Sì. La cosa che ti è piaciuta di più di questo... Si sono adeguati loro però, Si sono adeguati a noi, insomma, ci hanno... Perché? Ci hanno fatto fare quello che volevamo noi. Certo. Perché giocavate fuori casa, per voi era tutto più difficile ovviamente. La cosa che ti è piaciuta di più di questa avventura? Ma questa avventura è quello che mi è piaciuto, nel senso è questa qui di oggi. Di entrare a Marsiglia. Marsiglia
stata veramente un'emozione. Mentre quando siete entrati a Marsiglia, tu eri, camminavi a piedi, guidando gli animali, guidando le vacche, eri a piedi? A cavallo, c'era. Ah, eri a cavallo, ah, tutti a cavallo eravate. Sì, è stato bellissimo. Poi le cose più simpatiche sono state la sera dopo, quando faceva buio, allora. Che facevate? Quello che... Lui cosa faceva? Lui. Scherzi vari. Scherzi, giochi. Cantavate? Anche. Che cantavate? Ma l'inno della transumanza l'avete imparato? No, non parleremo questo. Lo imparerete? Prima di sera. Prima di sera, perché abbiamo l'edizione, abbiamo il saggio. Prima di sera si imparerà. Te l'ho imparato? Io tutto. Davvero? Te lo fa cantare. Quindi oggi è l'ultimo giorno? Eh sì. Domani si riparte? Io penso partirò stasera, perché anticipo un pochino, perché poi domani. E gli animali quando ritorneranno in maremma a casa? Domani partono domattina, non so, verso le 6, 7, 8. E arriveranno per la notte o si fermano sì, durante la 12 strada? 12 ore. 12 ore? Beh, se faranno una sosta pure, grazie. È impegnativo per gli animali 12 ore? No, sul... comunque sono abbastanza larghi, non è che sono sacrificati. Trattati come principini, diciamolo. Sì, treni, sì che... si vede. Vanno benissimo. Come ti chiami? Io? Non è un bianco. Allora, io sono Giancarlo, io sono mia compagna Cristina, siamo qui con la transumanza del Marsiglia 2013 e siamo partiti dall'Italia il 16 maggio, insomma, fino a Cucina Penda. Noi siamo partiti a cavallo con un branco di puledri e un branco di vacche, in tutto 40 animali, abbiamo fatto tutto fino a Marsiglia. Ma portandoli come questi animali? Alcuni tratti li facevamo a piedi. Ah, alcuni tratti a piedi? In tutte le città. Alcuni tratti li facevamo con i camion. I camion, piccolissimi per i tratti. E per arrivare dall'Italia in Provenza quanto ci avete messo? Dall'Italia in Provenza con i camion, adesso un giorno. Da lì abbiamo scaricato a Cuccio in un tempo bruttissimo, che pioggia, poi il mistral. Di tutto, freddo. Di tutto e di più, tende allagate, però noi siamo andati avanti fino arrivati a Marsiglia e il tempo ci ha assistito. E niente, stamattina abbiamo fatto l'entrata con tutti quanti, cavalieri, pecore, mazzi, cavalieri. Tutto è andato bene, un'esperienza bellissima e molto emozionante. Vieni. Questo è il quanto. E tra la Maremma e la Provenza avete trovato qualche punto di contatto, qualcosa molto, in comune? Che cosa in particolare? Qualcosa? È molto semplice come noi. Una grande accoglienza come attività della Toscana. E anche il loro bestiame uguale, molto simile al nostro. Ah. Voi avete portato però le vacche che sono maremmane? Vacche maremmane e pulle di maremmane, sì. E pulle di maremmane. Ah. Che ci sono solo da voi? O? In Italia, però la regione specifica è Toscana e Lazio e il posto si chiama Maremma, nella costa. E poi che eventi, oltre al viaggio, che vabbè, quando vi fermavate c'erano i bivacchi così, che cosa si faceva, tipo la sera? Il problema è stato che con il maltempo abbiamo fatto poco, perché con il maltempo sono state cancellate molte tappe, perché ci adattavamo a stare dove capitava, sia in campi contende, a volte smontavano per via dell'allerta meteo. E questo qua. E dove dormivate quando il tempo era? Capitava, ci davano... dei ricoveri a seconda del posto dove stavano. E gli animali dove stavano? Sempre fuori. Sempre fuori. Sempre fuori, vicino a voi, comunque li avevate. Sì, noi siamo sempre con gli animali, sì. E avete anche indossato abiti tradizionali? Questo è un abito tradizionale. Lui è un abito tradizionale, e voi donne c'eravate? Sì, anche noi con le divise tradizionali. E... della Maremma, ma le tenevate anche di giorno così o solo in parte? Beh, se si montava sì, se poi uno stava un attimino sciolto, insomma, si vestiva come voleva. E com'è il vestito maremmano delle donne? Beh, ce ne sanno vari tipi, insomma, adesso magari menzionarli un po'. Sì, il tuo per esempio, raccontami il tuo. Il mio era una gonna verde con un corpetto e una camiciola di lino. Bianca? Dei fazzolettoni, sì, bianca, insomma, dei vari colori. E come si fa a cavalcare con la gonna? No, no, questa è la cosa... No, la...
costume. Il costume, quello tradizionale, anche se uno monta a cavallo, ecco, come il suo, solo da donna. Pantaloni, gilet, giacca, camicia. Il loro è tanto per evocare come erano le donne di una volta. Ah, ok. Come si è visto stamattina sui calessi, le donne ci avevano... Erano provenzali, le avevano E sono più belle, senza dubbio alcuno. Quindi l'Italia con che cosa è stata presente in questa transumance? Con gli animali, cavalli e buoi e cavalieri, e poi avete portato anche del cibo, vi hanno chiesto all'organizzazione di portare del cibo, penso, delle cose... Non so precisamente che noi lavoriamo, però penso di sì che è stato chiesto dagli organizzatori... Beh, qui vedi, è pieno di stand che hanno portato olio e prodotti tipici della Toscana. E c'erano anche i cavalli del Marocco? No, quelli devono venire, però il perché non sono venuti non lo sappiamo. Ah, non hanno partecipato alla fine? Non so il motivo. Comunque è stato impegnativo come viaggio per molto, voi? Molto, molto. Impegnativo non rende l'idea. Poi si vede i volti. Siete stanchi? Molto, però è stata una cosa bellissima. Ma chi ha finanziato questo viaggio così, insomma, impegnativo? Non ne ho idea. Non so perché gli organizzatori, i nostri capi sono chi è... comanda noi e loro hanno pensato al tutto, noi ci hanno ingaggiato per fare. Sì, quindi comunque l'organizzazione di Marsiglia, sì, capitale. Penso di sì, penso. Noi lavoriamo al bestiame, poi il resto non ci interessa. Ma prima di questa transumanza vi era capitato di avere contatti con la Provenza, con altri che fanno. Che sì, nei vostri. Avete già, conoscevate sì, già, sì, non sì, era una. Lui ha lavorato in Francia col, come si chiama lì? A Disneyland. The Railway Show. 4 anni, quindi comunque nel giro. Poi nella Camargue è stato altre volte. Ah, perché tu ieri hai avuto la foto sulla Provence? Ovviamente per la bellezza. No, dai. Per la bellezza e poi per? No, perché con il mio cavallo continuiamo i vitelli con il Lazio, è una cosa inusuale, che non si vede tutti i giorni, è una cosa molto atavica, vecchia. E qui hai avuto modo durante questa transumance di fare delle dimostrazioni? Sì, diverse volte. Uh-huh. Quindi sul tuo cavallo con il Lazio, e che cosa prendevi? I nostri vitelli nelle mani, li atterravamo, simulavamo una merca, tutto simulato, senza violenza degli animali, come qualcuno ha commentato. Ah sì? Le foto, perché parte più cose con cui ci lavoriamo, che l'ultima cosa che vogliamo fare è fargli del male. Certo. Penso sia, questo lo riferisco, se lo pubblicherai, a chi pensa, noi strumentalizziamo, usiamo violenza sugli animali, perché potremmo essere stupido, perché noi ci danno da mangiare. Perché senza parlare che mangiano i cavalli, ma loro ci permettono con il loro lavoro e il nostro di mangiare noi e dare a mangiare agli altri. Perché la violenza è tutte cose che vogliamo usare di loro. Bene. E durante il viaggio sono nati 3 vitelli? Sì. Due vitelli. Io lì ho visto 3 piccini, forse no, uno è venuto all'Italia e 2 sono nati qui. Ah. A Cuj la prima sera e l'altro a Sant'Antonio sul Baione. Senti, per nutrire gli animali avete dovuto portare voi il vostro cibo? No, qui l'organizzazione è stata impeccabile, ha fornito tutto quanto, sono eccellenti. E quindi gli animali non hanno risentito granché del cambiamento? Un po' di stanchezza, perché sono venuti come noi, però non è stato... Che ti bevi? Vino italiano, del Raperoni. Siamo arrivati a Marsiglia, 25 giorni... infiniti, che sembrano, non si sa, un tempo indefinito, o molto lungo o molto breve, a seconda di come uno ci pensa. È un sogno che avevo da bambino, di entrare dentro una città col bestiame, con i puledri liberi, e oggi si è realizzato. Quando siamo arrivati in città, dopo la prima parte del tragitto, che erano le vie un po' più piccole, siamo arrivati sugli stradoni, abbiamo visto tutte le persone, la folla infinita di persone che si apriva sulla strada e passava in mezzo, è stata un'emozione. Applaudivano tutti? Tutti applaudivano, i bambini soprattutto, chiaramente i bambini, le persone, saluti, era una grande festa di gente, molto bella. Francesi, italiani, tutti insieme, molto molto belli. Tu avevi il tuo cavallo? Io avevo un mulo che mi ha prestato un mio amico, Giancarlo, un mio collega con cui collaboriamo insieme da anni, e che per transumanza mi ha prestato lui la cavalcatura. Da dove sei partito? Io vivo a Tarquinia.
Quindi come si chiama? Lazio. Sì, la regione ha un nome particolare? Il Lazio, la Maremma. Ah, Maremma. Ah, quindi Maremma anche tu? Maremma laziale, sì. Tutti dalla Maremma arrivate, voi, il gruppo Maremma, degli sì. italiani? Sì, sì, sì. Con sì, gli animali. Questa tradizione dell'allevamento del bestiame brado, sia delle vacche che dei poetri, è una cosa che in Italia c'è solo in Maremma. La cultura del buttero, del cavalcante che governa il bestiame è una cosa tipica della Maremma. Buttero esattamente chi è, cosa fa? Buttero è un l'incaricato dentro un'azienda agricola, dentro un allevamento di bestiame che la mattina con il suo cavallo parte e va a fare il giro dei pascoli per controllare il bestiame, quindi le vacche o i puledri, i cavalli dell'azienda. Quindi controlla che siano in salute, li sposta da un pascolo all'altro, li immobilizza se deve fare una cura o se deve fare un mercato di riconoscimento e poi si occupa della doma dei cavalli all'interno dell'azienda in modo che poi i cavalli vengano venduti o utilizzati appunto per il mestiere dentro l'azienda. Però in Maremma gli animali sono stanziali, non esiste la transumanza in Maremma? La transumanza è esistita fino a anni 60-70, venivano in Maremma, soprattutto la Maremma Lazio, la zona di Tarquinia per esempio, venivano dalle Marche, dalla zona di Visso, tutte le pecore, le vacche stavano durante l'estate, i 4 mesi estivi in montagna e quando era ottobre, quando arrivava l'autunno scendevano in Maremma e stavano lì fino a giugno e poi venivano e c'era questa transumanza. Perché in Maremma non c'erano pascoli a sufficienza? Perché d'estate non c'erano pascoli a sufficienza, era troppo caldo e soprattutto fino agli anni 50, fino a grandi bonifiche del dopoguerra, c'era la malaria. Quindi d'estate era, essendo una zona semipaludosa, e quindi non era possibile, a parte che era scomodo per gli animali, ma era impossibile, cioè era molto pericoloso per gli uomini perché era molto facile contrarre la malaria. Questo fino alla Seconda Guerra Mondiale praticamente. Questi cavalli sono vostri? Questi cavalli sì, sono tutti, ognuno appartiene a uno dei butteri dei cavalcanti che ha partecipato a Transumanza. Ma voi prima di partire per questo viaggio vi conoscevate già? Il gruppo italiano è composto da due associazioni, l'associazione che è di Montalto di Castro, un comune del Viterbese, e un'altra che è l'associazione scusami, di Dimensione Maremma, la Forra, che invece è della provincia di Arezzo, quindi in Toscana. Quindi già vi conoscevate? Già ci conoscevamo, già poi nell'ambiente chi più chi meno c'erano già contatti, diciamo che però dopo questi 25 giorni c'è una grossa evoluzione dei rapporti, dell'amicizia, anche dal punto di vista, a parte professionale, anche però dal punto di vista umano. Senti, e invece con i provenzali, con gli altri vostri compagni di viaggio, com'è andata? Vi siete trovati? Molto molto bene, soprattutto con l'equipe francese di questa società che si chiama Equicrea, che è quella che ci dava l'assistenza sia per i cavalli, quindi i recinti, il mangiare, gli spostamenti, e anche ottima la società che si è organizzata, la società che si chiama Bivac, una società francese che era quella che si occupava della ristorazione, che chiaramente dovevamo mangiare anche noi. Ecco, mi chiedevo questo, voi come eravate organizzati per mangiare? Noi eravamo organizzati con un campo mobile, con dei campi mobili, con i recinti, con la corrente a basso voltaggio che si usa normalmente per tenere gli animali, e delle tende come queste che abbiamo, che ho alle mie spalle, che venivano montate e rismontate ogni 3 giorni, ogni volta che la carovana si spostava. C'era un camion con la cucina a bordo e una tensa struttura dove cenavamo. Quindi noi abbiamo lavorato col bestiame, ma loro anche hanno fatto un grande lavoro perché ogni due o tre giorni dovevano smontare e rimontare il tutto, mentre noi ci spostavamo gli animali, montare e rimontare tutto nella tappa successiva. Quindi un grandissimo lavoro da parte loro, un'ottima assistenza e anche lì una bella amicizia, un bel rapporto umano. Ed è durato, in Provenza è durato 3 settimane. Quanto noi siamo arrivati, siamo partiti il 17 maggio dall'Italia, da Cugy le Penne, già dalla Francia. Noi siamo arrivati il 16, siamo partiti, la transumanza è iniziata il 17 da Cugy le Penne, quindi siamo arrivati oggi che è il 9 di giugno. Quindi un viaggio, un pezzo per conto dei giorni, un viaggio. Un pezzetto di vita. E
E la cosa che ti è piaciuta di più di questo, a parte questa scena emozionante dell'entrata in città con gli animali, che anche per chi era lì è stata molto emozionante, per il pubblico, per noi che guardavamo è stato veramente molto forte, a parte questo momento che immagino poi tu che l'avevi sognato, qualcosa d'altro che ti ha colpito, qualcosa di nuovo che hai scoperto in questo viaggio? Di nuovo non... forse però il rapporto con i francesi, anche con le persone che lavorano con il bestiame qui in Francia, e i punti di contatto e tra il loro lavoro e il nostro, perché sono molti, sono, tra chi fa questo, l'equivalente del lavoro sempre con il bestiame, con i cavalli qui in Francia, e non è che, e chi lo fa in Italia come noi, e le uguaglianze e il modo di ritrovarsi subito con le stesse tipologie, con gli stessi metodi, e il rispetto verso le persone anche che parlano un'altra lingua, che però capisci, che fanno le bene, quindi c'è questo rispetto. C'è un linguaggio universale. Un linguaggio universale tra l'uomo e l'animale. Facciamo questo vi ha unito? Questo ci ha unito, è stata un'esperienza, quella è un'emozione veramente notevole. Quella persona che tu non capisci quando ti parla, però in quel momento magari devi spostare una vacca e te guardi negli occhi e ti muovi insieme simultaneamente in sincronia, anche se non riesci a parlarti. Certo. Come ti chiami?